Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quinta stazione. Parabola dei vignaioli omicidi. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini perché gli dessero la sua parte del raccolto della vigna. Ma i contadini lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo, lo insultarono e lo mandarono via a mani vuote. Ne mandò ancora un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono via. Disse allora il padrone della vigna, «Che cosa devo fare? Manderò mio figlio, l'amato. Forse avranno rispetto per lui». Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ragionamento. «Costui è l'erede. Uccidiamolo, e così l'eredità sarà nostra». Lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà, farà morire quei contadini e darà la vigna ad altri. Solo sentendo questo racconto uno si dovrebbe indignare. Com'è possibile che accadano certe ingiustizie? Com'è possibile che ci siano uomini e donne che pur di guadagnare qualcosa in più passano sopra la vita degli altri, incuranti delle conseguenze? Immagino, Signore, che dopo aver finito di raccontare avrai sentito quelli a fianco a te dire che certe cose non dovrebbero mai accadere. Li avrai guardati in volto e avrai visto facce sconvolte, contrariate. Come ti sarai sentito pensando che il tuo non era un semplice racconto, una storiella, ma storia già accaduta e che si sarebbe ripetuta ancora? Io al tuo posto ad un certo punto mi sarei alzato in piedi e avrei urlato a tutti che erano degli ipocriti, che stavi parlando di loro e invece tu neanche una parola. Per te è stato l'ennesimo tentativo di far breccia nel cuore dell'uomo, di dargli un'altra possibilità di conversione, ma spesso non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Gesù Cristo, che dalla tua croce domini tutti i tempi, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per i meriti della passione di nostro Signore Gesù Cristo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.